Sono nell'atrio del Merlot. Bene, Aiden. Ci siamo. Sto entrando. Ma guarda, un cloud di dati pieno di segreti e bugie. Devo solo allungare la mano, prenderlo. È del mio. È nostro. Concentrati. Hanno un bel sistema di sicurezza. Quanto abbiamo? 100.000 in 30 secondi. Dio benedica i ricchi e i famosi. Siamo i prestigiatori di oggi. Facciamo sparire nel nulla i conti bancari. Ma ti pare il caso? Ma guarda, qualcun altro vuole entrare. Diamo un'occhiata. Niente da fare, segui il piano, Damian. Prosciuga i conti e filiamocela. Vivi l'avventura. Abbi fede nel tuo mentore. È scattato l'allarme. Vediamo perché. Merda, scansiona nel sistema. Ci sono quasi. Io chiudo tutto. Non toccare niente. Questo che cazzo è? Dobbiamo chiudere. Non abbiamo finito. Aiutami. Damian, è finita. Maurice? Sì? Tocca a te. Abbiamo trovato gli hacker del Merlot. Tu penserai ad Aiden Pierce. Fallo fuori. Colpisci la famiglia se serve. Lo stronzo ha finito di giocare. La famiglia? È un problema? No, li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. You
davvero... Chi ha dato l'ordine? Ti prego, te l'ho detto, non lo so. Lo sai. La famiglia? È un problema? No? Li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Beh, che ne dici, Miss? Mi hai spaventato! Facevo il mio lavoro, non lo sapevo! Dimmi con chi eri al telefono. Voglio il nome. Non me l'hanno dato! Non allora te lo dico io. Lena. Lena Mills. Sei fuori. Non sapevo nulla della bambina, non sarebbe dovuto succedere. Voglio che ci rifletti molto bene. Pensa. Ascolta. Anche se sapessi il nome, non te lo direi mai. Quella gente... girano delle voci, non hai idea di cosa possono farti. Devi andartene via, vattene! A volte non puoi andare. Per favore, per favore! Chi ha dato l'ordine? Ho parlato con lui al telefono e mi ha detto dove trovarti, non so nient'altro, te lo giuro! Dammi un nome. Non lo so! Nome! Ammazzami, ammazzami, cazzo! Ah! Tornata la memoria. Morissa non mi parla, ma di sicuro l'ha fatto con te. Non posso fuggire più. Ce la fa. Quel cazzo di Aiden Pierce! Ha ucciso sua nipote, non smette di inseguirmi! Ma che cazzo è? Non devo fermarmi. Ehi, Maurice, che ti prende, vecchio stronzo? Oh, merda! Dove cazzo eri finito? Cosa? Dice a me. Ti lascio un paio di minuti. Dammi le pallottole. Le ho gettate. Cosa? Hai detto che l'avresti ucciso. Ti avevo detto di tenerle, Jordi. Ma dove ti eri cacciato? Io ero al telefono. Hai saputo ciò che volevi da Maurice? Mi prendi per il culo? Sistemiamo questo casino. E basta fare l'artista. Ehi, va bene tutto, ma mi deludi, Pierce. Cioè, non cogli la bellezza dello scontro fra bande che sto creando? Odio fare le cose a metà. Portiamolo via. No, è tardi. Fine dell'ottavo, Chicago avanti, la partita sta per finire. E non c'è più tempo. Bel colpo. Ah. Allora non vuoi sapere proprio nulla della mia telefonata?
Va bene, ok, dimmi della telefonata. Grazie della domanda. Ok, abbiamo un bel po' di cadaveri, no? E 40.000 persone sopra di noi. Serviva un diversivo. Ho chiamato gli sbirri. Non ci credo. Ma oh, sì, invece è vero. Così arrivano gli agenti e subito dopo anche gli amici di Maurice. Bang, 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 bang. Jordi, dimmi che scherzi. No, no, ho chiamato anche loro. Dai, una bella sparatoria a fine partita ci sta tutta. Così noi due passiamo inosservati. E domani mi ringrazierai. Beh, che agenti puntuali. Ci penso io, tu prendi Maurice e portalo via. Maurice, chi sono? Il tuo autista? Ha sparato lui. Gliela farò pagare. Merda. Polizia di Chicago! C'è qualcuno all'interno, identificatevi! Qui ce n'è un altro, sempre Vistrois. Quindi niente vittime. Dovevano scegliere la partita più importante della stagione per farlo e rovinarci la festa. Squadra, ci sono due cadaveri nei sotterranei del May Stadium, due di una banda. Ricevuto, mandiamo la scientifica. Mettete in sicurezza il perimetro, noi passiamo a setaccio lo stadio. Va bene. Qualcosa non quadra. Perché si ammazzano fra loro? E perché proprio qui? Sembra un'imboscata. Ehi, che sia il giustiziere. Sembrerebbe proprio una delle sue esecuzioni, no? Quanto vorrei mettere le mani su quel pezzo di merda. Direi che si apre dall'altra parte. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sonova pitches, that's a big hit! Vedi niente? No, tutto tace. Sappiamo che c'è un Vistrois nella sala VIP. Controlliamo. Ok, salgo. Dove corri, Flash? Ci servi di sotto. Non vogliamo brutte sorprese. Ok. Trovare il modo di farlo muovere. Signore. Oh no. Che stronzata è! Non ho fatto niente io! Solo due parole. Amico, guarda che ce li ho i piedi. Venga le mani bene in vista. Ma che cazzo volete? Jay non ha fatto niente! Indietro, svelti. Siete Vistrois, vero? Beh, non è illegale, no? Non fate i furbi. Come avete avuto i biglietti VIP? Perché lui guadagna più di te. Ah sì? Io, fa? Didi, calmati adesso. Non dire niente, che è peggio. Secondo me, se infiliamo le vostre facce di merda nel computer, ne esce di roba su di voi. Fuori i documenti, tutti e due. Io non tiro fuori un cazzo. Ok,
cazzo! Ehi, hey, stai riprendendo? Parati, questo stronzo finisce paura, dritto online! Amico. Bene, niente documenti. Capisco. Fammi un sorriso, anzi no, così viene meglio. Ehi, hey, tu! Chi ti ha dato il permesso di scattarmi una foto? Jerome Richards, comandante... E poi la polizia isolerà l'intera area. Se non creiamo un diversivo, sono bloccato. Mi serve un blackout per filarmela. Su tutto lo stadio. Non volete che la stampa smettesse di parlare del giustiziere? È tutto collegato al CTOS tramite un firewall. Senti, devo uscire dallo stadio. Cerca il punto d'accesso più vicino. La stanza accanto. Ma ti serve qualcuno autorizzato all'accesso. Le guardie sono autorizzate. Con tutta la polizia ce ne sarà una. Ehi, sei Alan? Sì. C'è un piano d'evacuazione? Certo che sì. Dobbiamo metterlo in atto. Non evacueremo 40.000 persone per farvi giocare a indiani e cowboy. È stato un incidente isolato nei sotterranei. Potete chiudere quelli se volete. Presto tutto lo stadio sarà pieno di polizia. Si scatenerà il panico. Bisogna fermare la partita e far uscire la gente. Ma fermarla? Io non posso farlo. Allora trovami qualcuno che può farlo, grazie. Ok, aspetta. Ehi, passami Barry. Digli sì, di richiamarmi subito, è un'emergenza. Quindi è successo un bel casino? Non sappiamo, però è la scena di prima. Sta arrivando il corno. Cristo, perché succede sempre quando sono di turno io? Dove sei, Jordi? Eh? Sono andato. Sono allergico agli sbirri. E anche a Maurice. Tranquillo, ti ho lasciato un regalo. L'amico di un mio amico vende auto usate. Nel garage di fronte ti aspetta una vera bellezza. Prendila se ti piace. Fa come ti pare. Io vado. Ricevuto, la volante si sta dirigendo dal sospetto.
andargli addosso, occhio! Fermo dove sei! Servono rinforzi ora! Accosta! Centrale, serve subito un'ambulanza sul posto! Fermo, accosta! Addosso. Non vediamo il sospetto, continuiamo a cercare. Centrale, il sospetto è sparito, informiamo tutte le unità. Proprio. Finalmente l'assassino è nelle mie mani. Devo solo riuscire a entrare. Ma come? Ho torchiato Maurice. Ma con lui non funziona. Devo entrargli nella testa. È divorato dal senso di colpa. Gli darò un paio di giorni. Si ammorbidirà, certo. Seduto qui. Viene, non è vero? Non come l'altra volta. Jackson, io l'ho invitato. È passato del tempo. Sei sicura che il numero sia giusto? Amore, tuo zio è una persona particolare, però ti assicuro che ti vuole bene. Le informazioni sulla posizione di Maurice erano giuste. Abbiamo ottenuto l'accesso alla backdoor del CTOS mentre distraevi la polizia. Ti mando quello che abbiamo. Siamo sulla stessa barca. La backdoor ti permette di avere accesso alla rete CTOS. Sto lavorando su una cosa più grossa. Dammi tempo.
usato un fixer per trovare chi ha sparato. Jordi Jean. All'inizio ero scettico perché è un po' eccentrico. Parla a raffica. E dove andiamo? Ovunque. Non voglio andare ovunque. Voglio andare a Paul. Ok, il capo seto. Andiamo a Paul. Voglio ricordarla così. Non la sogno mai, col naso schiacciato sulla finestra che aspetta il mio arrivo. O il buffo balletto che faceva. Sempre lo stesso incubo. Devo pensare ad altro. Per fortuna la città è piena di distrazioni che non possono sfuggirmi. Un giorno dovrò ringraziare il CTOS. Basta violare il sistema di riconoscimento facciale per avere accesso ai dati personali di chiunque. Questo è davvero pazzo. Ma oggi non farà male a nessuno. Mi basta tracciare la chiamata ed è mio. È di questo che...
Scusa. Tutto a posto. Che probabilmente morirà. Merda. Sì. Cosa sta facendo? È sotto i nostri occhi. Che problema ha? Shall we dance? Or maybe just look around? Grande. E da queste parti. Occhio a dove vai, non farti scoprire. Lascia fare al profiler. Non è possibile. Ma come? Ok, ecco la donna che sta seguendo. È vicina. Lo sento. Stai divertendo? Questo ha proprio senso. Merda, mi ha visto. Non posso farlo fuori solo per un insieme a seminatorio. Aspetterò un altro giorno per attaccare. La prossima volta starò più attento. Nikki, senti, lo so, la festa è iniziata. È quasi finita. Tu dove sei? Sto arrivando. Ah, mi farà impazzire. Jackson ci tiene davvero, non vede l'ora. Vieni qua, ci manchi. Anche voi. Arrivo. Scusami, Nick, ma ho una chiamata. Ci vediamo presto. Bene, sei uscito. Senti, se ti serve una macchina, fammi uno squillo. Ci penso io. Auto usate? Preferisci dare il tuo nome a una concessionaria? Io non faccio domande, questo tizio mi rimedia ciò che voglio. Anche a te, se vuoi. Vedremo. Come sta, Maurice? Ah, quello sta una vera favola. Ci penso io a scaricarlo al solito posto. Mi serve vivo, Jordi. Ok, ok, vivo, certo. Va contro la tua natura, eh? Fosse per me un colpo in testa e via, ma paghi tu. Quindi lo lascio in vita quanto vuoi. Io voglio solo i soldi.
siamo contro la Lipsodia. Figlie delle Tasas. No. La mamma ha detto. Avanti, avanti! Questo è il miglior gioco della città! Tutti possono vincere perché tutti hanno due occhi! E questo è tutto! Fammi vedere che fai sul serio! Sicuro che sei sicuro? Lì. Hai vinto? Io basta. Forse è una serie vincente. Un'altra? Merda! Ci mancava un altro pazzo. Ehi, attento. Oh, cavolo. Ah! Oh. Mentre la distanza fra le due squadre si assottiglia, metà della struttura è rimasta al buio, compreso il campo di gioco. I Caps hanno comunque ottenuto l'ultima vittoria dell'anno. Salta.
succede? Un attimo, non farò di te un segreto. Sì, so cosa stai pensando, che voglio venderti Tifo, ma non è così. Ehi, lo sai le regole quali sono? Io posso parlare con chiunque. Vorresti giocare anche tu? Lei lo fiuta come uno squalo.